Il centrodestra Viareggio si riconosce nella candidatura a sindaco di Alessandro Santini e il voto utile contro il centrosinistra è solo quello per Alessandro Santini. Così il senatore di Forza Italia Altero Matteoli ha lanciato al Gran Caffè Margherita in passeggiata la corsa dell'ex presidente della Fondazione Carnevale verso l'Election Day del 31 maggio. Il coordinatore provinciale del partito, Giovanni Santini, ha detto che la scelta di Alessandro Santini è frutto delle primarie interne svoltesi nel partito e la vice coordinatrice regionale di Forza Italia, Raffaella Bonsangue, ha sottolineato la lealtà, la trasparenza e l'amore per il territorio del candidato. Da parte propria, Santini ha spiegato così il motivo della sua discesa in campo. Perché Viareggio e Torre del Lago Puccini devono rialzarsi. Viareggio, rialzati con Alessandro Santini, con Forza Italia, con la coalizione di centrodestra che crede nella legalità, che crede nei suoi cittadini che devono rialzarsi, lottare insieme. È un momento difficilissimo, il mio impegno viene proprio da questo, perché io che abito qui e che vivo la mia città so quali sono i problemi e so che cosa la gente sta chiedendo e di che cosa ha bisogno. Risorgere insieme, rialzarsi per tutti insieme combattere e trovare una soluzione la migliore possibile nel minor tempo possibile. E queste sono le tre priorità del programma di governo del candidato forzista. Sicurezza, il decoro e soprattutto far ripartire la macchina comunale partendo dai suoi dipendenti che devono riuscire a lavorare meglio e di più. Al Gran Caffè Margherita sono state rese note anche le candidature al Consiglio Comunale di Forza Italia. Ci sono nomi nuovi ma anche personaggi già molto conosciuti come l'ex assessore Atos Pastechi.